prima che parlo sul problema dei rifiuti, venga a conoscenza, tra l'altro ne approfitto visto che c'è l'assessore dei lavori pubblici qui presente, dell'esclusione dell'elenco regionale dei progetti finanziabili per la realizzazione dei ProGround. In questo caso parlo del Viale Belcio. Vedete, pensavo l'anno scorso, due anni fa, di sognare, quando ci siamo dimenticati i famosi CD per ristrutturare le nostre scuole. Adesso, dopo un anno e mezzo, si ripresenta di nuovo la stessa problematica. O ci sono, o ci siamo, due sono le cose. Adesso l'amministrazione comunale non può dire di non sapere, perché già in passato un errore simile c'è stato, un grave errore, che riguarda la ristrutturazione delle nostre scuole. Adesso parliamo di finanziamenti europei che non sono stati inseriti per la nostra città, dei FERS, perché sono arrivati in ritardo i progetti. Questo è vergognoso. Adesso ci dobbiamo assumere delle responsabilità. Di chi sono le responsabilità? Ed è giusto che pagano, perché la città, un quartiere come Piazzale Europa, non si può permettere di perdere tale progetto, perché c'è gente che ci ha lavorato. E non ci possiamo dimenticare, diciamo, questo progetto nel cassetto, lo inviamo 3, 4, 5 giorni prima. Dopo. Dico, ma di che cosa stiamo parlando? Qui si ragiona per assurdo. Assessore Silvano Bonanno, parlo con lei perché vedo che comunque aveva direttive l'ingegnere Sardo. Chi è il responsabile del procedimento? Andiamola a chiamare. Abbiamo perso una grande opportunità, anche di grande aggregazione sociale e sportivo, perché un impianto lì avrebbe cambiato sicuramente le sorti di quel quartiere. Quando il parco giochi ancora deve essere realizzato nel quartiere della Via Potenza, dove lei mi ha dato una risposta e che ancora comunque non ci siamo adoperati. Questa cosa la approfondirò sicuramente anche nella commissione consiliare, perché questa volta non finisce qui. Questa volta è giusto che paghi. Chi ha sbagliato merita di essere spostato. Non può essere premiato rimanendo sempre e magari prendendo pure il premio di produttività. Non è corretto. Detto questo, oggi il problema che comunque coinvolge la nostra società è il problema dell'emergenza dei rifiuti. Un problema che ogni 2-3 mesi comunque si ripresenta. E allora è un serio problema. Si sono succeduti diversi presidenti della regione, Cuffaro, Lombardo, Crocetta, ora c'è Musumeci. Naturalmente con Musumeci ancora non posso dire niente, perché comunque è da poco che si è insediato, però adesso di solito si fanno tutte queste campagne elettorali in merito alla risoluzione di questo problema dell'emergenza rifiuti in Sicilia. Adesso va risolto. Adesso va risolto. E non so come, perché non sono io il deputato o l'assessore di riferimento. Ma una cosa è certa, adesso bisogna assumerci delle responsabilità. Adesso io non ce l'ho con la politica locale, attenzione, l'ho detto pure ieri, perché sulla politica locale posso solamente insistere sulla questione della differenziata, perché rispetto a tante altre città non siamo a passo con i tempi. Dobbiamo accelerare, entrare nelle scuole, presentare dei progetti, parlare, sensibilizzare gli alunni, i genitori e chi più ne ha più ne metta. Ma certamente il problema dell'emergenza rifiuti non è creare, diciamo, nuove discariche. Non è creare nuove discariche. Io condivido quello che ha comunicato ieri sindaco attraverso un comunicato. Qui o si fanno dei centri di combustione o si fanno termovalorizzatori, non lo so. Dico, centri di compostaggio, non si può, dico ancora, parlare di discariche, tanto fra 2-3 mesi questo problema ritornerà con le discariche. E allora qual è il motivo? Io so che 2 anni fa c'era stata un'azienda di Torino, del Piemonte, che era venuta in Sicilia per investire a titolo gratuito, perché non è stato fatto quell'impianto. Ora io dico, la Regione Sicilia deve prendere delle azioni forti, perché non è questo il obiettivo da vista della nostra città. Non ce lo possiamo permettere, si parla tanto di turismo e poi abbiamo una Sicilia immersa dall'immondizia, dalla spazzatura. E questo è vergognoso, perché poi parlano al consigliere Foggia, al consigliere Di Gregorio, con il sindaco, con Mauro e chi più ne ha più ne metta.
Ma noi siamo impotenti a una scelta del genere. Consigliere Foggia, vado alla conclusione. Sulla questione per quanto riguarda gli stipendi per gli operai dell'SRR, tutti naturalmente siamo vicini a questa classe operaia, anche perché fondamentalmente sono figli di questa città. Ma io vorrei intraprendere anche un discorso sulle capacità di un'azienda. Un'azienda quando si presenta, fa una gara, deve mettere anche in preventivo che i comuni possono anche ritardare, ma devono anche garantire gli stipendi agli operai. Queste sono le aziende virtuose. E poi eventualmente si avvalgono di fare ricorso all'amministrazione comunale o alla politica, ma le aziende devono pagare gli operai. Quindi non diamo solo responsabilità all'amministrazione comunale, le aziende devono essere in grado di garantire gli stipendi agli operai, amministratore e non, che è troppo semplice scaricare le colpe sull'amministrazione comunale. E chi gestisce le ditte o le aziende chi sono? Sono capaci solo a gestire i soldi degli altri? Devono sapere come comunque garantire gli stipendi prima di assumere gli operai e garantire il servizio. La legge dice questo. Consigliere Foggia, vada alla conclusione. Vada alla conclusione, visto che si parlava di discariche, no? Io sono sempre per i centri di compostaggio, eventualmente anche per demonizzatori, che significa il rifiuto, considerarlo come risorsa, energia elettrica, acqua calda o anche concimi per i terreni, usando l'organico. Ma io, siccome sono contro le discariche, faccio una proposta, che ne ho parlato la passata legislatura, che ne ho parlato, pure, ne ho parlato allora in Consiglio Comunale, faccio una proposta attraverso un'interrogazione, Presidente, quello di non realizzare le discariche, ma di creare dei polmoni verdi, perché esiste una legge, creare dei polmoni verdi attraverso la realizzazione di aree verde, un albero per ogni bambino che nasce in questa città. Vado a leggere l'interrogazione, Presidente. Consigliere Foggia, lei deve andare a conclusione perché sì, dobbiamo... Leggo l'interrogazione, ho finito. Ci sono altri due iscritti, dottore, devo chiudere l'interrogazione. Ed ho finito, penso che sia un argomento importante. E vado all'impegno, consigliere Foggia, non c'è bisogno di tutta l'interrogazione. Presidente, penso che sia un argomento importante. Io sì, la leggo. Tutti gli argomenti sono importanti. Ma, tutte, no, ma se lei mi fa parlare ancora non la finisco di leggere l'interrogazione, Presidente. Allora, premesso che ancora oggi stiamo attraversando un periodo di crisi economica e di rallentamento della crescita demografica, considerata l'importanza che ricopre l'argomento, ho pensato di avanzare una proposta al sindaco e tutta l'amministrazione comunale affinché si individui una o più aree della nostra città dove piantare un albero personalizzato con una targhetta in cui sia scritto il nome del bambino o bambina che viene al mondo dai genitori mazzaresi o dai genitori extracomunitari che vivono o lavorano a Mazara. Naturalmente c'è anche una legge che lo prevede, del 92. Considerate che in questa iniziativa ha molteplici obiettivi: esaltare il valore della famiglia e della vita, far divenire la nostra città sempre più verde nell'interesse di migliorare la qualità della vita nel nostro territorio e soprattutto di lanciare un messaggio ai cittadini di domani che la città è viva e attenta. Premesso che se tale iniziativa fosse stata realizzata prima della mia nascita, immagino che sarebbe stato un orgoglio avere una targhetta posta su un albero a me dedicato, un sentimento che mi auguro che migliaia di mazzaresi possano accarezzare nella loro vita. Ritenuto che altre città hanno portato avanti tale proposta con successo e che lo scopo dell'iniziativa è quello di migliorare il decoro di Mazara del Vallo e delle zone limitrofe, dando anche un profondo significato alla nascita dei bambini nella nostra città, ritenuto che nel vasto territorio di Mazara ci sono diverse zone come Mazara 2, Borgata Costiera, Contata Santa Maria, che si presentano alla nascita di uno o più polmone verde, si interroga il sindaco di Mazara del Vallo al fine di conoscere se è intenzione di questa amministrazione comunale portare avanti tale proposta, tra l'altro prevista per legge, e di individuare uno o più aree da destinare alla piantumazione di alberi intestate ai nascituri. Naturalmente questo è un argomento che anche la Commissione Agricoltura può anche trattare, e do mandato al sindaco, considerato che già c'è una legge presentata nel 92 dall'allora
socialista Pietro Pizzo, a prescindere dal fatto di essere socialisti, ce ne aveva parlato pure il signor Rutelli, se era possibile, anche perché ci sono dei finanziamenti, vediamo se possiamo intercettare questi finanziamenti e realizzare queste aree verdi. Significa creare ossigeno pulito alla nostra città. Grazie.